Eccoci nel nostro quarto video in YouTube. Saluti da Lorenzo 98. Da Giuseppe 98, praticamente Super Creepers 98. E quindi iniziamo un breve tutorial che penso faremo di 4 parti o 2 su Minecraft. È uscita la patch da poco, quindi lo faremo con la 1.3.2. Lo chiameremo tutorial YouTube. Useremo insieme. Scusate se ogni tanto Skype impazzisce. Allora, disabiliteremo i trucchi e la cassa bonus, mentre il tipo di mondo sarà biomi grandi, perché useremo un seme che scoprimmo. Si chiama Adventure. Questo funziona soltanto con i biomi grandi. Se non fate i biomi grandi, uscirà un po' di neve. Costruisce il terreno. Scusate le macchine, che il tutorial stiamo prendendo all'aperto. E sta rigrandendo. Ed eccoci qui. Ora abbiamo Skype. Apriamo la LAN a Lorenzo. Ok, entra Lorenzo. Eccomi qui. Ecco che giorno io, Ciò che è Lorenzo. importante in Minecraft, appena si spawna in un mondo non bisogna perdere tempo, come stiamo facendo noi ora. Si mette subito a cercare gli alberi, a prendere legna. Perfetto, io sono spawnato, ma non vedo nessuno. Devo cambiare. Poi ragazzi, siamo già 2 iscritti, quindi bastano altri 8 iscritti e potrete avere l'IP del server. Continuate a iscrivervi. Perfetto, iniziamo a prendere un po' di legno. Ci crafteremo la crafting table. Purtroppo, non purtroppo, spero che a voi piaccia. Tutti i video che faremo noi faremo in multiplayer. Quindi, se volete un video di scolpio, basta che lo dite. E lo piazzeremo col tasto destro. Ma naturalmente non vi preoccupate, perché le mod che non si possono fare in multiplayer le faremo in single player. Non c'è da preoccuparsi per sé, per Sì, solo questo. sempre con il commento di tutti e due. Vabbè. Allora, ora faremo dei bastoni e faremo gli elementi principali più importanti di Minecraft. Allora, saranno l'icona della spada. Per uccidere tutte queste galline. Questo set è molto interessante perché Anche perché il con lontananza ci sono, però mi dà pagine sbagliate. che ci sono anche delle galline. E c'è anche pecore in lontananza che prenderemo per fare il letto, penso, nell'ultima parte. Dicevo, questo seed può essere molto importante, molto bello, anche perché già quando si spawna c'è molta possibilità di cibo. In più poi di là c'è il villaggio dove si possono prendere gli smeraldi. Se si scava c'è subito il ferro e il carbone. E allora abbiamo craftato i nostri utensili, ma mi ricordo che ne manca uno, vabbè, quando me lo ricordo lo ricrafterò. E craftiamo l'ascia, che è molto importante, perché con l'ascia gli alberi saranno la nostra fine, cioè li distruggeremo con un pietrisco. Ovviamente sarebbe meglio di pietrisco, quindi Diciamo così, io faccio un po' di alberi, tanto è spiegato già come si fanno, e tu vai a scavare un pochino per fare il punto per scavare. così descriverò le basi della sopravvivenza. La prima base è che noi, Proviamo gli alberi. appena spawnati in un mondo, nessuno ancora non danno fastidio, dobbiamo cominciare a pensare anche alla notte, che raggiungerà molto più presto della vita reale. Saranno circa 5-10 10 minuti, non è più buono. minuti. Quindi ci dobbiamo creare un rifugio degno del suo nome. Quindi quando cominciamo a scavare sottoterra, in questo modo, faremo una scaletta così, che però non dovrà diventare la nostra miniera, altrimenti avremo molte complicazioni. Inoltre la casa dovrà essere lontana dalla miniera, ma potrà anche essere integrata, anche se consumerà spazio. E allora,
abbiamo cominciato a craftarci il rifugio e ora dobbiamo, sarà per l'ennesima volta che siamo in strada, ci sono anche e continuiamo fino a che troviamo solo cobblestone, cioè solo stone. Quindi scaviamo sempre, ecco qua, e ora cominciamo a craftare, a costruire il nostro primo rifugio. Scusate per i rumori, perché stiamo sulla scala per prendere un po' di fresco. Sono vicini. Dopo, continuiamo. Mi raccomando, non mettete tanto mi piace, perché noi siamo ancora un canale in crescita, ci potrebbe anche dare un po' fastidio questa cosa. Pensate a voi quando eravate un canale in crescita, o se lo siete stati. Piuttosto iscrivetevi e cercate di incoraggiarci, oppure se mettete un mi piace almeno dite perché l'avete messo. Magari cercheremo di migliorare e cercheremo di aggiustare i nostri video in modo che vi possano piacere. Perfetto, continuiamo con questo tutorial. Allora, ora ci dobbiamo craftare un altro crafting table, perché l'altro l'abbiamo lasciato qui, perché dobbiamo craftarci molte cose importanti. Allora, cominciamo a fare la fornace. E per scavare più velocemente faremo anche un piccone. Un'ultima cosa, ma la serie di crafting volete che la continuiamo? Perché se non volete che la continuiamo, la... Non è che stiamo lì a fare i nabbi costruendo. Quindi... Diteci voi. Ancora Lorenzo è uscito dal rifugio. Nulla. Spero non mi dà fastidio perché devo mostrare. Ok. E hai ucciso un po' di galline lì fuori? Sì. Ecco. Il rifugio sta uscendo troppo spazioso, sembra una villa. Ma... Siamo un po' nella zona. No problem. Allora, ora piazziamo la fornace sempre col tasto destro, così come tutti i blocchi. E la base di Minecraft, tutti i blocchi, sabbia, terra, legno, si piazzano col tasto destro. Usate il vento, mannaggia. Mentre se usate il tasto sinistro colpirete qualcosa, oppure distruggerete tipo la terra. Dovete tenere premuto il sinistro per distruggere la terra. O per usare un piccone per distruggere la roccia. Adesso non fare troppo da questa parte perché non abbiamo abbastanza la torcia, però è uscito un bel rifugietto. Cioè, potremmo anche farci una casa qua dentro, però non penso, no, vogliamo farci una casa solida. E abbiamo la nostra carbonella con la quale faremo le torce. Io intanto mi crafto un'altra. Ecco, ma guarda te. Ho appena craftato la carbonella e ho trovato il carbone. Carbone. Devo sempre ampliare di più questo rifugio. Sono molto orgoglioso perché non mi è mai uscito un video nel video. Quindi. Ah. Come l'ho detto! Cato, non volevo rovinare le stelle. Scusate per il nostro primo video di... che ci siamo un po' in ora per... e che mettete mi piace senza nemmeno dire perché. E noi siamo un canale ancora in crescita, quindi i mi piace potrebbero anche darci molto fastidio. Allora, va bene che ci sono i grandi youtuber di cui vedere i video, però ogni tanto, specialmente voi i grandi youtuber, dovreste anche guardare sto impazzendo più. I video dei piccoli youtuber. Di youtuber in crescita, ecco, giusto come noi. E ora abbiamo tanto carbone finalmente. Ma non solo noi, intendo per tutti gli youtuber, non voglio intendere solo per noi, ma per tutti, perché sennò i canali grandi crescono ma quelli piccoli rimangono sempre piccoli. Ecco, vabbè, dove posso fare carbone qua? Ma non penso proprio di voler scavare, voglio lasciare tutto piatto, non so per quanto ci otterremo questo rifugio. Lo stiamo facendo tanto grande, ma non più niente. Cioè voi fatevi un piccolo rifugio montagna. Una baitella. Un'altra cosa molto importante prima che sorga la notte è trovare della lana per costruire un letto. Però se non ce la fate non fa niente. Ecco, ora ci crafteremo un altro delle basi di Minecraft. Qua abbiamo trovato un qualcuno. Qua. E qua uno, e poi vabbè, ci crafteremo altre torce da mettere fuori per non perderci.
Praticamente pure sotterraneo, non si vede come una casa. Se dovete uscire in aria scoperta, usate sempre delle torce. Portatevi sempre dietro delle torce e piazzatele. Così, quando tornerete, non vi perderete mai. La seconda, prendete molta legna, perché se non trovate del carbone, soltanto il legno grezzo può farvi ottenere della carbonella. Essere sicurissimi dentro il rifugio. Aspetta, ma noi siamo in modalità di fila, no? Sì. Per essere sicurissimi nel rifugio dobbiamo piazzare una porta. Noi la piazzeremo, però sì, dai, così. La piazziamo qui. Ecco qua. Ok. Il ticket invece esce a metà, dopo. È un bug. Cos'altro possiamo fare? Mi sa che dovremmo aspettare la notte, anzi no, penso che andremo a uccidere qualche mobile. Poi nella notte cercheremo di buscare i minerali più importanti del gioco, quelli per i principianti, cioè il carbono. E ferro. Almeno i due principi del gioco sono trovare il carbone e il Ancora ferro. una notte, ci hanno fatto un segno del rifugio. Mi raccomando, un'altra cosa molto importante in Minecraft è trovare il cibo. Perché rischiate di morire di fame. Mi raccomando, cercate sempre fonti di cibo, quando le trovate non aspettate, prendetele subito. E mi raccomando, se avete delle fonti di cibo tipo una carne cruda, è meglio aspettare se potete sempre e farla diventare cotta. Sempre se potete, non se la può. Oh no, sta diventando notte e meno male che ci siamo preparati già il riparo. Se voi non ve lo siete già preparati, fate la stessa cosa che ho fatto prima di food, non fate quello troppo grande. L'importante è avere una porta e delle torce Ecco, soprattutto. ora che non lo sto trovando. Allora noi in questa notte, voi non fatelo, noi lo faremo intanto per mostrarvi cosa succede la notte in Minecraft. Vi consiglio, se siete principianti, la difficoltà qui in opzioni. Si arriva con ESC, si fa opzioni, di metterla a o pacifica, però sarebbe, non sarebbe provato il gioco. Pacifica più che altro quando dovete creare qualcosa di grande. Mettetela la facile, così pure per avere i blocchi di mob, che sono molto importanti. Ops, mi sono perso. Scusate ancora per i rumori di sottofondo, lo dico, siamo fuori perché per prendere un po' di aria fresca che è stato. Ops, mi sono perso, però. Ecco, Vabbè. Ecco perché. Perché mi ha mostrato la cosa che avevo detto di prendere delle torce. Sono dei lupi e si possono addestrare per difendersi nelle tre. Vedete, in questo sito c'è tutto, ci sono anche le mucche più là, le pecore, tutti gli animali possibili del gioco Noi stanno. abbiamo già mostrati alcuni, cioè soltanto quelli da carne. Mi raccomando, posizionate sempre delle torce nel vostro rifugio e chiudete sempre la porta. E dicevo, mettete le torce perché se ve ne andate e poi dovete tornare, vi ricorderete dove stava il rifugio. Ma state vedendo perché lui si è perso, ecco. Ora noi di torce ne abbiamo veramente poche, voglio anche vedere. Ups! Siamo a 13 minuti, quindi il video praticamente spero di riuscire a caricarlo oggi, ma non penso. E quindi Allora, è tutto. è tutto da Giuseppe98, Larissimo98, Super Creeper98 con il nostro prossimo tutorial. Ma devo chiudere il video. Ciao a tutti. Ciao a tutti, nella prossima parte vi mostreremo. Sembra un mondo. Ok. Commenta